Buongiorno, buon venerdì. Vi diamo il benvenuto al webinar organizzato da ARRA insieme a Daon. Oggi parleremo di assicurazioni del credito con un focus sulla convenzione SACE come esempio di collaborazione pubblico-privato. Il panel sarà moderato da Alessandro De Felice, presidente ARRA e Chief Risk Officer di Prysmian Group, insieme a Giuseppe Faragò, Head of Solution di Aon. E abbiamo come relatori anche Massimo Mancini, che è Country Manager Italy di Atradius, Antonio Gasparini, Credit Manager di Marzotto SPA e Giuseppe Restivo, Group Credit Manager di Diesel. Per il team di Giuseppe Faragò abbiamo anche Federica Paudice. Vi ricordo che attendiamo le vostre domande, commenti, curiosità in chat. Io rimango a vostra disposizione. Lascio la parola ad Alessandro e vi auguro un buon webinar. Grazie Chiara, buongiorno, benvenuti a tutti. Tema assolutamente centrale e soprattutto un settore, quello delle assicurazioni del credito, con grandi luci ed ombre. Recentemente noi abbiamo come ARRA lanciato una survey sull'andamento dei rinnovi a dicembre, che peraltro pubblicheremo fra pochi giorni, ma posso anticipare che riguardo alle assicurazioni sul credito c'è stato un coro abbastanza unanime sia di restrizione dei fidi concessi, soprattutto per quelle classi di clienti cosiddetti grading bassi, dove evidentemente gli assicuratori credito hanno operato una pulizia del portafoglio, quelle situazioni un po' borderline in cui commercialmente, diciamo, si riusciva a ottenere un fido, che hanno tutte presentato problematiche di rinnovo del fido assicurato e una tendenza anche dell'aumento dei costi dell'assicurazione del credito e che diciamo in buona parte è stata mitigata con l'aumento delle ritenzioni e diciamo anche più difficoltà nell'ottenere alcune condizioni particolari di estensione e direi anche i termini di pagamento. Detto questo, questa situazione cambia tantissimo, quindi parlare di una media in realtà è un po' misleading perché in questa media ci sono situazioni assolutamente che non presentano particolari problemi, insieme a situazioni invece sostanzialmente diciamo quasi di mancato rinnovo della copertura del credito. Questo ovviamente fa il pari con settori merceologici e con paesi dove anche qui a macchia di leopardo ci sono più o meno situazioni accettabili. L'Italia in tutto questo ha diciamo una situazione generale in buona sostanza congelata dal fatto che sono fermi i licenziamenti, sono ferme le procedure fallimentari e quindi diciamo si è anzitutto agito a livello pubblico nel bloccare una situazione che però prima o poi farà i conti con la realtà e non andrà avanti a lungo. In tutto questo, diciamo, i provvedimenti governativi nel corso del 2020 sono stati soprattutto quello della liquidità immediata alle aziende attraverso le famose formule di prestito di piccolo, medio e grande importo con, diciamo, garanzia da parte dello Stato, ma che si è scontrato poi con i parametri bancari e quindi anche qui a seconda degli istituti di credito ha comportato onerose procedure per l'ottenimento di questi prestiti agevolati e in altri casi di meno a seconda dell'istituto di credito. E analogamente diciamo, il decreto di cui parliamo oggi è stato quello di prestare garanzia
dello Stato agli assicuratori credito soprattutto per mantenere diciamo il livello di credito all'esportazione. Sapete che l'Italia è un paese fortemente esportatore, quindi chiaramente questa è stata una delle prime preoccupazioni. Il fatto, come vedremo poi nella discussione, qui chiudo un po' la mia introduzione. Il fatto di garantire non sposta però il problema fondamentale di banche e di assicurazioni, e cioè per le banche la Basilea 3 e per le assicurazioni la Solvency 2, e quindi diciamo i parametri di bilancio che gli assicuratori devono rispettare in merito all'utilizzazione e al costo e alla garanzia del capitale impegnato per sottoscrivere i rischi. E anche a livello di firma di Federazione Europea dell'Associazione di Risk Management stiamo facendo pressioni sulla Commissione Europea proprio per andare ad operare su quei parametri o andare a congelare per un certo periodo quei parametri lì, perché di fatto questo è ciò che veramente sbloccherebbe la rapidità di decisione nel concetto di assicurati o garanzie di liquidità bancaria. Non mi dilungo oltre, e a questo punto, ecco, non a caso abbiamo rappresentanti di credit manager del settore moda e abbigliamento, che è un settore anche qui che insomma sta lottando con tutte le forze rispetto a una situazione emergenziale che ormai dura da un anno, e quindi vedremo anche da loro, nella loro esperienza, un po' come hanno reagito e cosa stanno facendo e che problemi si trovano ad affrontare. Lascio a questo punto la parola a Giuseppe, che ringrazio e Grazie a te. soprattutto ringrazio Eon per questo webinar, perché il tema sicuramente è importantissimo ed è direi una delle punte di rischio di questa crisi generata dalla pandemia mondiale. Prego, Giuseppe. Grazie, Alessandro. Buongiorno a tutti. Allora, per ripercorrere quello che ha anticipato Alessandro, volevo dare il mio contributo come EON e in base al nostro osservatorio di questi mesi, da marzo 2020 fino ad oggi, cosa abbiamo osservato. Allora, come EON abbiamo cominciato a vedere i primi effetti della pandemia a partire da gennaio 2020 sui nostri clienti internazionali, con i primi provvedimenti sul mercato cinese e sui grandi player del mercato asiatico. Da marzo poi, quando la pandemia è arrivata in maniera prepotente, dapprima in Italia e dopo poche settimane in tutti i paesi d'Europa e del mondo, abbiamo assistito a delle vere e proprie scene di panico generalizzato. La situazione sicuramente era critica, ed inaspettata, e sia il mercato assicurativo sia i clienti erano totalmente impreparati. Come avete tutti voi sperimentato, ci sono stati soprattutto nei primi mesi, tra marzo e giugno, importanti riduzioni e cancellazioni di fidi. Noi in Italia, come leader nel settore dell'assicurazione del credito, avendo un osservatorio molto ampio, abbiamo potuto rilevare sul nostro portafoglio, considerando come periodo di riferimento dicembre 2020, dicembre 2019, una riduzione del 10% del totale delle esposizioni del nostro portafoglio, che corrisponde più o meno a 3 miliardi di riduzione di esposizioni, con un picco del meno 20% che abbiamo visto alla fine del secondo quarter del 2020. Tra i settori più impattati abbiamo visto l'automotive, il mondo del construction, tutto il mondo dell'horeca, che hanno raggiunto anche picchi di riduzione del meno 25% rispetto a fine 2019. Ovviamente oltre al settore del travel, che ha ricevuto l'arresto più importante dal punto di vista di impatto sugli affidamenti. A livello sempre internazionale,
come osservatorio AON possiamo confermare che sono state colpite indiscriminatamente tutte le aree geografiche, con una differenza però, che se io vado a considerare l'EMEA e il Nord America hanno già rivisto una ripresa a partire dal terzo quarter del 2020, APAC e soprattutto l'ATAM, e mi riferisco al Brasile, stanno tardando a risalire. Questo lo vediamo giornalmente con i nostri clienti italiani che hanno le filiali in tutto, sulla parte soprattutto dell'ATAM e dell'APAC, dove c'è molta difficoltà ancora oggi ad avere affidamenti oppure ad avere un dialogo costruttivo, come poi magari vedremo più avanti su altre parti del continente. In mezzo a questo mare di tempesta, quindi, il nostro ruolo come consulente principale per le nostre aziende è stato quello di guidare i nostri clienti cercando di agevolare la comunicazione e la condivisione con gli assicuratori, che se da una parte sono intervenuti in maniera piuttosto importante sui portafogli assicurati, allo stesso tempo hanno provato a mettere in campo delle misure e provvedimenti a supporto dei propri assicurati. E in co cosa mi riferisco? Mi riferisco in particolare su due aree di lavoro, la parte dei fidi e la gestione della polizza. Sul primo punto, memori della crisi del 2009, dove c'erano stati dei tagli indiscriminati, un processo di comunicazione, di non comunicazione devastante, si è cercato di agevolare il più possibile la comunicazione tra cliente ed assicuratore, di modo che i provvedimenti potessero essere anticipati e, dove possibile, discussi e gestiti di concerto tra le parti. In molteplici casi gli assicuratori si sono dimostrati disponibili ed è stato possibile veicolare le cancellazioni e le riduzioni concentrandole su quelle posizioni dove effettivamente, causa Covid, i business erano fermi. In secondo luogo, per quanto riguarda la gestione della polizza, abbiamo cercato di veicolare le misure straordinarie di flessibilità adottate dalla compagnia, come l'aumento dei termini di proroga automatico, delle tempistiche di denuncia o le proroghe dei pagamenti, sui pagamenti dei prezzi. Abbiamo fatto diversi tavoli di lavoro con tutto il mercato assicurativo, dove abbiamo potuto farci portavoce delle necessità dei clienti, con l'obiettivo di migliorare tali misure e modificarle ad hoc per alcune specifiche esigenze di settore. Perché secondo il mio punto di vista è importante avere una polizza dei crediti commerciali, ma è anche importante che la polizza dei crediti commerciali venga tagliata su misura a seconda del business che l'azienda opera. Poi la situazione, c'è stato un po' un cambio di rotta, no? A partire da giugno si può dire che si è aperta una seconda fase della crisi, la situazione è diventata nella sua gravità più stabile ed abbiamo cominciato ad apprezzare alcune aperture da parte delle compagnie. Abbiamo visto la fine dei primi lockdown, la ripresa del mercato cinese, i vari schemi statali a supporto, le misure speciali e governative. Tutto questo scenario ha permesso, secondo sentita del nostro osservatorio, una seppur lenta e timida ripresa, con i livelli del risk appetite delle nostre aziende che hanno ricominciato a crescere e in alcuni casi sono tornati pre-pandemia. Ci sono stati addirittura alcuni settori, se io penso al settore degli elettrodomestici e dell'elettronica, dove gli assicuratori sono riusciti a supportare i clienti su aumenti di fatturato importanti. Questo dal nostro osservatorio. Poi sicuramente ci sono stati altri settori, voi direttamente legati al Covid, dove sono stati maggiormente impattati e questo cambio di rotta si è visto un po' meno rispetto a questi che vi ho appena accennato. Per quanto poi concerne gli schemi di supporto in termini di capacità aggiuntiva statale al settore assicurativo, l'Italia è stata sicuramente una delle ultime ad adottare misure di sostegno. Questo perché rispetto anche ad altri paesi come Francia, Germania,
c'è meno cultura del sostegno pubblico al settore assicurativo e il processo negoziale è stato molto lungo e complesso, come ci racconterà poi dopo Massimo. Sicuramente questo ritardo ha limitato il sostegno che la Convenzione SACE avrebbe potuto offrire alle aziende italiane. Tuttavia, abbiamo rilevato insieme ai nostri clienti che anche prima dell'ufficiale approvazione della Convenzione, le compagnie hanno cominciato, in particolare da settembre, quando la Convenzione aveva superato il primo step di approvazione a livello europeo, ad adottare politiche di rischio meno rigide e ad iniziare con un dialogo costruttivo dal punto di vista del supporto. Tuttavia, però, le misure messe in campo dagli assicuratori, nonché le varie misure adottate dai singoli paesi come schema di supporto statale, ma anche deroghe alle leggi fallimentari, hanno costituito un aiuto durante questi mesi. Basti pensare che in questo periodo in Italia c'è molta liquidità, in questo momento, quindi questo. E lo possiamo anche vedere dal fatto che la sinistrosità, è aumentata, ma non in maniera catastrofale come le prime stime avevano pavimentato, rimanendo sotto una soglia del 20% rispetto al 2019. Questo è un dato che noi osserviamo nella media del nostro portafoglio. Poi anche qua, dobbiamo fare delle differenziazioni se andiamo ad analizzare magari un settore come può essere l'Oreca, che è molto, o piuttosto che alcune parti del retail, dove l'aumento non è stato sotto il 20%, ma è stato di più, però sempre meno rispetto a quello che ci si aspettava. Tuttavia, però, a questo punto, un quesito ce lo dobbiamo porre, perché la maggior parte di tali misure saranno in scadenza giugno 2021. Le previsioni di ripresa ci sono a partire dal terzo quarter del 2021. Poi vedremo più avanti, ancora c'è l'intervento di Massimo, quali settori potranno ripartire prima e quali ripartiranno dopo, ma la situazione, anche in attesa di capire l'evolversi della campagna vaccinale, rimane molto, molto incerta. E questo sarà un punto fondamentale nell'affrontare nei prossimi mesi l'evoluzione della sinistrosità, capire come le cosiddette, che fine faranno le cosiddette aziende zombie, quindi un po' di incertezza rimane. Vediamo un attimo cosa succederà e come si evolverà, ma molto la differenza la farà molto la campagna vaccinale, soprattutto in Italia, rispetto agli altri paesi che hanno già iniziato e sono un passo in avanti rispetto a noi. Ogni giorno di campagna vaccinale non funzionante sono le perdite di miliardi per le nostre aziende. Quindi questo è un punto che inciderà molto nel cammino nei prossimi mesi. Bene. E allora, terminato Alessandro, lascio magari a Massimo il suo intervento. Grazie Giuseppe, buongiorno a tutti, grazie ad Alessandro ed Arra per l'invito ed anche a Leon per aver organizzato questo momento di condivisione. E, in realtà quello che Giuseppe temporalmente ha ricostruito è esattamente poi ciò che è successo nella realtà dei fatti. Giova forse ricordare che l'Italia era stato l'unico paese che non era avuto uno schema di intervento a sostegno dell'assicurazione dei crediti commerciali rispetto a tutti gli altri paesi europei, dove poi peraltro avviene l'80% dei volumi assicurativi dell'industria. Altri paesi a noi confinanti, già nella crisi del 2008, avevano idealizzato e realizzato schemi di sostegno alla nostra industria. E purtroppo l'Italia all'epoca fu il grande assente, con le conseguenze che Giuseppe ha ricordato di un comportamento, se vogliamo, anche un pochino isterico da parte delle compagnie. Quindi quando ci siamo ritrovati a dover gestire questa pandemia, in realtà per noi la sfida era duplice. Non solo trovare un modus vivendi coerente con quello che stava accadendo, ma anche avviare un percorso per realizzare poi quelle garanzie che all'estero cominciavano ad essere riattivate proprio con l'inizio della pandemia. E
E di fatto possiamo dire che è passato esattamente un anno da quando poi tutto è iniziato con i primi lockdown molto severi a cui abbiamo vissuto. Ricorderete che nel marzo dell'anno scorso le compagnie, la prima misura che adottarono fu quella di dare una moratoria sia ai propri assicurati, sia ai debitori dei propri assicurati per cercare di orientarci appunto e di realizzare quelle contromisure che avrebbero potuto rappresentare un valido sostegno. Non solo agli scambi commerciali, ma anche a quello che poi le polizze devono comunque rappresentare, che è una funzione sia di risk management che anche poi di garanzia e di rimborso degli indennizi. E fin da subito abbiamo attivato un tavolo di lavoro tra le compagnie, coinvolgendo da subito Ania, che anche se oggi non è presente, però vorrei ringraziare perché ha dato veramente un contributo molto importante alla realizzazione di questo schema governativo. Di fatto ci hanno sostenuti sia da un punto di vista legale, perché si trattava di scrivere relazioni illustrative, decreti legge, che poi hanno visto la luce con il famoso decreto Cura Italia, ma anche di fare un'azione istituzionale di pressioni verso il governo, perché nel mentre di tutte quelle che erano i richiami di assistenza e di bisogno dell'industria, di vari comparti, c'era anche l'assicurazione dei crediti che cercava di avere il proprio spazio e la propria dignità nell'ambito appunto delle misure di sostegno di cui Alessandro ha fatto riferimento come introduzione. E devo dire che abbiamo lavorato bene perché a partire da aprile con poche settimane poi a disposizione, immaginate che si trattava veramente di scrivere un impianto da zero, siamo riusciti ad divenire nel famoso decreto del 19 maggio, appunto, ad avere l'assicurazione dei crediti, l'articolo 35, come misura di sostegno alle imprese. E la fotografia temporale che ha rappresentato Giuseppe è stata corretta. Quindi noi abbiamo vissuto un primo periodo da marzo a fine maggio, dove in realtà c'era un'assenza di convinzione per questa garanzia, perché eravamo proprio nel mezzo dei lavori per poter realizzare questo sostegno statale. Poi con l'arrivo del decreto, di fatto anche le compagnie hanno, sebbene poi la convenzione non era finita, e poi vi spiegherò quali sono stati poi gli ulteriori passaggi che hanno portato poi a definirla, però c'era una ragionevole convinzione nelle compagnie fin dagli inizi di giugno che questa garanzia statale, questo sostegno ci sarebbe stato. E quindi da lì anche quel cambio, diciamo, di approccio, di gestione poi dei rischi che Giuseppe ha prima rappresentato, con una propensione un pochino più convinta e maggiore per cercare appunto di interpretare più correttamente quelle situazioni in funzione dei vari settori merceologici. Dopo il decreto quindi abbiamo iniziato quello che poi è stato il percorso normativo che vede poi la sua espressione appunto nella convenzione, quella che poi è stata anche pubblicata sul sito della SACE. E qui si è trattato di lavorare in maniera molto intensa con SACE, che peraltro era occupata di molti tavoli, non solo bancari ma anche industriali, di poter definire quello schema di convenzione che altri paesi, come dicevo prima, già avevano e quindi che hanno dovuto semplicemente riattivare e che per noi invece si trattava proprio di scrivere totalmente da zero. E siamo arrivati intorno alla metà di luglio con questo testo di convenzione concordato tra SACE e le compagnie che poi è dovuto ritornare al Ministero per poter, diciamo, avere il confezionamento finale e per poi essere mandato all'approvazione dell'Unione Europea che è avvenuta il 13 agosto. Però purtroppo la burocrazia italiana non finisce qua, perché come sappiamo tutti, dopo un decreto ci vuole un decreto attuativo che ne disciplini i modi e i tempi e i termini, diciamo, di introduzione. E quindi, dopo l'approvazione europea, da settembre abbiamo lavorato insieme ancora ad Ania e insieme a SACE per poter avere il decreto attuativo, che poi ha visto la luce alla fine del mese, diciamo, di novembre con la bollinatura della Ragioneria di Stato e quindi poi con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la cera lacca sulla convenzione che poi abbiamo distribuito a tutto il mercato. Sebbene quindi la tempistica sia stata effettivamente molto più lunga rispetto ad altri paesi, io ricordo che quando eravamo al tavolo dei lavori ad aprile, la Germania aveva già di fatto attivato il proprio schema governativo a sostegno delle imprese, quindi non facendo altro che, diciamo, che ripristinare quello che nel 2008 aveva già fatto, posso confermare quello che Giuseppe ha detto prima. Di fatto da giugno le compagnie hanno operato come se questa garanzia statale ci fosse. Quindi sebbene non c'era ancora la firma, la cera lacca, però il cambio di rotta c'è stato, l'ho evidenziato Giuseppe, ma posso confermarlo anch'io nell'ambito della gestione del nostro portafoglio e di fatto ci siamo appunto sintonizzati su quello che sarebbe poi stato l'accordo finale che abbiamo siglato e distribuito a fine mese.
In riferimento a quello che poi era lecito aspettarsi da questa garanzia statale, senza ripercorrere moltissimi articoli di quella convenzione che è molto strutturata, vorrei solo ricordare che di fatto la convenzione opera ai beneficiari che sono titolari di una polizza di assicurazione di impresa italiana o di filiali di imprese estere, ma che hanno una sede legale italiana, e opera per quei debitori. E qui occorre sottolineare questo aspetto perché è importante, perché viene richiamato quello che è un principio della competizione dell'Unione Europea. Opera per quei debitori che già a fine 2019 non erano in stato di difficoltà. Quindi è importante ricordare che la convenzione non è una sovvenzione a fondo perduto, deve comunque avere dei principi di equilibrio nel rispetto delle norme dei mercati e della concorrenza dei mercati. Quindi i debitori che già erano in difficoltà nel 2019, proprio per dettame della Convenzione, non potevano rientrare in questa garanzia. Ma ancora di più, non potevano nemmeno rientrare i debitori che avevano già avuto una cancellazione prima del gennaio del 2020. E quindi c'erano e ci sono tuttora dei paletti per riattivare la Convenzione che sono oggettivamente presenti in ogni forma di sostegno da parte di SACE verso il mondo bancario, verso il mondo assicurativo, al quale abbiamo dovuto chiaramente adeguarci e dare seguito. E, il meccanismo poi di riattivazione era quello di riattivare i fidi che erano presenti alla data del decreto, e quindi del 19 maggio del 2020. Quindi è chiaro che questa prescrizione molto chiara e molto netta poi ha avuto anche un'interpretazione da parte della compagnia, perché c'erano debitori che magari erano stati attivati dopo il 19 maggio e c'erano dei debitori che erano prima del 19 maggio. Ecco, nel leggere il comportamento delle compagnie occorre anche avere una forma, diciamo, di chiarezza su quelli che erano appunto le regole di ingaggio di questo testo di convenzione. Ed è chiaro che almeno dal nostro osservatorio, poi penso che tutte le compagnie abbiano interpretato nel miglior modo possibile, diciamo, l'utilizzo di questa convenzione. È ovvio che, come Giuseppe ha detto, in alcuni settori questo non è stato possibile, non è stato possibile perché si realizzavano esattamente quelle forme, diciamo, di selezione che la stessa convenzione prevede. Quindi alcuni settori particolarmente colpiti non potevano vedere sic et simpliciter l'attivazione della convenzione. Però devo dire che nella preponderanza dei crediti da noi assicurati, l'intervento della Convenzione ha portato a una forma di stabilità che soprattutto nel secondo semestre del 2020 è stata molto importante per tutta l'industria, per tutti i crediti appunto che la nostra industria assicura. Grazie Massimo. Direi potremmo passare ad Antonio Gasparini per sentire un po', diciamo, il suo punto di vista da credit manager di un importante gruppo tessile ed industriale. Grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento ad Anra e ad Anna per l'invito e per questa opportunità di condividere la nostra esperienza. Allora, intanto un breve passaggio su quello che è stato e sull'esperienza dello scorso anno, anche riagganciandomi a quello che ci raccontava Giuseppe Faragò e con l'attività fatta ancora prima dell'arrivo della garanzia. Nel senso che abbiamo dovuto muoverci da subito e di concerto con le compagnie per cercare di trovare fin da aprile dello scorso anno delle soluzioni per il mantenimento di quelli che possiamo definire i fidi più strategici. Per cui già a inizio della crisi ci siamo subito trovati nell'esigenza di fare una review di tutto il portafoglio, di fare delle valutazioni su quelli che potevano essere i fidi da mantenere, invece quelli da poter in qualche modo sacrificare, e quindi far sì che in un'ottica di riduzione del rischio, che comunque tutte le compagnie hanno chiesto, riuscire comunque a mantenere poi un equilibrio verso quei clienti che potevano dare dei segnali o comunque delle prospettive per la successiva ripresa, che poi nel terzo quarter in parte abbiamo visto. Per poi ritrovarci un'altra volta in una fase di completa stagnazione. Poi sì, nel frattempo è arrivata la garanzia,
ci ha dato una prospettiva di stabilizzazione degli affidamenti, che questo è stato sicuramente importante, perché poi in questo mentre anche come gestione del credito ci siamo trovati a dover cambiare un po' il nostro paradigma proprio di gestione, quindi non più tanto quello di fare l'analisi preventiva sul cliente, andare a capire laddove c'erano le possibilità di sviluppo del business, ma proprio delle attività di tenuta sul mercato, chiamati tra l'altro noi come gruppo leader di produzione del tessile in Europa a dare anche un importante segno di sostegno all'intera filiera. Quindi abbiamo dovuto sicuramente supportare tutta la nostra clientela italiana ed estero con piani di rientro, cercando di mitigare le problematiche sorte comunque da riduzioni parziali dei fidi che ci sono state, e quindi abbiamo proprio completamente cambiato il nostro modo operandi del day by day a cui eravamo abituati. Questo sicuramente poi ci pone di fronte a delle nuove sfide, e abbiamo un discorso di prospettiva da fare, cioè quello che ci aspetta nei prossimi mesi in un'ottica di effettivo rilancio, quando probabilmente inizierà a esserci un ritorno in ottica positiva del mercato, sapendo già che molto probabilmente la garanzia non sarà rinnovata, però dall'altra parte le compagnie dovranno comunque fare delle scelte in ottica di ridimensionamento dei portafogli. Siamo ancora in una fase dove la sinistrosità è stata relativamente poco impattante. Abbiamo visto nel corso del 2020 sicuramente delle situazioni critiche, ma principalmente sui mercati esteri. L'Italia fino adesso è stata relativamente poco toccata da sinistri sul credito, un po' per tutte le motivazioni che ci siamo detti prima, ma anche perché c'è comunque un clima attendista per capire cosa effettivamente poi succederà sui mercati e come reagirà l'economia a questa situazione. Noi tra l'altro nel settore tessile, tessile e abbigliamento in generale, siamo un settore anche un po' anomalo, perché non c'è una omogeneità di situazioni. Andiamo da aziende che in questo periodo hanno addirittura guadagnato ad aziende che hanno delle perdite sui ricavi molto e molto più ampie rispetto a quelle che segna il settore. Il settore in generale ha chiuso il 20 con un meno 29%, ma lì dentro appunto c'è chi invece aveva il segno più e chi invece si trova magari con un 60% di fatturato rispetto al 19%. Ecco, questo introduce il tema di come andremo a leggere poi l'evoluzione del mercato e come andremo a leggere i dati da un punto di vista di bilanci fra il 2020 e il 2021, e di conseguenza quali saranno i provvedimenti che le compagnie decideranno di assumere. Quindi la necessità è quella di arrivare a capire che tipo di regole le compagnie vorranno darsi, laddove verosimilmente, come si diceva prima, la garanzia statale verrà a mancare, e di conseguenza cosa dobbiamo attenderci poi da luglio in avanti, perché se non ci si dà delle regole un po' diverse di come si vanno a leggere i bilanci, di quella che è la volontà di fare squadra, di sostenere una filiera, la filiera del credito, anche attraverso un ruolo fondamentale da parte delle compagnie, beh, la vediamo un po' dura, cioè, rischiamo di trovarci poi con un effettivo balzo di ripartenza e con armi scariche, quindi cosa faremo? Di parallelo sappiamo quasi per certo che non appena inizieranno a mancare certi tipi di sostegno alle imprese da parte dei governi, non solo quello italiano, aumenterà significativamente anche la sinistrosità. Tutte quelle aziende che abbiamo definito prima aziende zombie, ecco, non vanno trascurate. Consideriamo poi che in Italia siamo in attesa sempre di entrare nel vivo della riforma della vecchia legge fallimentare. Anche questo avrà sicuramente il suo peso nei prossimi mesi e porterà molte aziende a fare scelte sicuramente drastiche, non solo nel nostro settore chiaramente, ma un po' a 360 gradi.
Quindi ecco, la sfida grossa adesso è quella di darsi delle regole comuni per riuscire a capire come leggere e interpretare i segnali che poi arriveranno dal mercato, da ogni singolo settore, anzi nel nostro caso ancora meglio da ogni singolo segmento di settore, e cercare di conseguenza poi di sostenerci verso una strada che speriamo sia quella appunto della ripartenza il più presto possibile. Grazie Antonio. Prima di passare a Giuseppe, volevo chiedere a Giuseppe Restivo, volevo chiedere a Giuseppe Faragò se mediamente voi avete registrato un incremento in questo periodo, diciamo delle aperture di danno per quello che riguarda il cosiddetto protected default, no? Cioè quindi quel ritardo di pagamento assicurato che però di fatto ancora non è accompagnato da uno stato di insolvenza del cliente. Ecco, volevo sapere un po' com'era questa tendenza e cosa state osservando in questo ambito. No, allora, stiamo osservando, ancora non abbiamo osservato delle situazioni, io in generale, cioè io parlo di azienda italiana con buyer sia italiani sia esteri, quindi. Allora, lato Italia, su tutti i settori confermo che non abbiamo delle situazioni anche non conclamate, quindi già che si va sul cosiddetto fallimento, ma anche situazioni di aziende in difficoltà che ti chiedono ulteriori proroghe rispetto a quello che è previsto, quindi di dilazionare ulteriormente dei pagamenti. Quindi lato Italia devo dire che la situazione è anche meno negativa rispetto allo scorso anno, quindi non abbiamo business as usual, cioè nel senso vedo delle proroghe normali, ma non vedo un aumento di proroghe di situazioni dovute a situazioni stressate. Quello che vedo invece paradossalmente, io ho visto anche in alcuni settori dove prima c'era difficoltà anche a volte a pagare, vedo che c'è più liquidità. Questo lo vedo, io vedo più in lato Italia, sto vedendo che c'è proprio molta liquidità sul mercato in questo particolare momento, di conseguenza tutto quello che è dilazionare i pagamenti piuttosto che poi a portare a delle situazioni conclamate e alla fine con delle vere e proprie insolvenze, non lo so vedere. Sull'estero, rispetto all'Italia, c'è qualche situazione più critica in alcuni paesi, soprattutto sulla parte LATAM piuttosto che APAC. Ho visto qualche situazione critiche, ma se devo dire la verità, grosse insolvenze dal punto di vista di severity io non ne sto vedendo. Sul punto di vista di sì, su questo confermo anch'io, non abbiamo registrato. Ci sono stati, infatti, ci sono stati, Alessandro, dei casi a fine dello scorso anno di severity, ma non erano dei casi legati alla crisi pandemica, erano dei casi che si trascinavano già molto negativi prima della pandemia, che sono sfociati, diciamo, con la pandemia nel sinistro molto catastrofale. Però era una situazione dove già ci trovavamo in una situazione di quello che hai descritto tu, no? Di dilazionare, difficoltà, poi sfociata all'insolvenza vera e propria. Abbiamo dei casi, ma dei casi normali, cioè qualche ci sono dei sinistri, ma non più rispetto a come erano abituati. Quindi ti devo dire, anche paradossalmente, quello che ho visto, che pagano pure prima, mi dicono alcuni clienti in alcuni settori rispetto a come erano abituati. Forse considero il settore di Giuseppe, di Antonio, magari non è così, ma su altri settori devo dire che quello che osservo è questo. Giuseppe, quindi diciamo forse mi collego, prego, prego, nel senso che la stessa cosa confermo, prima dell'intervento faccio un pre-intervento, dai. Leggo la stessa cosa che ha detto Giuseppe, io lato fashion e negozi, nel senso che con l'arrivo della pandemia abbiamo visto una severity incredibile nei Nordics e anche in Germania, quindi tutti quei paesi che sono sempre stati virtuosi hanno colto
diciamo in mese di aprile maggio per aprire le varie insolvenze e ristrutturazioni, quindi una severità molto molto alta. Per il resto d'Europa non registriamo situazioni particolari, anzi la posizione finanziaria del gruppo a cui appartengo è migliorata durante l'anno di pandemia, nel senso che siamo riusciti attraverso un'attenta gestione, ci sono molti fattori che poi entrano nell'analisi, dichiariamo una posizione finanziaria migliore, ma guardando lato credito noi abbiamo una posizione creditizia, un aging del credito 31/12/2020 rispetto al 31/12/2019 migliore. Quindi addirittura, ma è una cosa che abbiamo letto in molte crisi, nel senso ancora nel 2009, non so per quale strana ragione, quando c'è una crisi i buoni pagatori pagano meglio, i cattivi pagatori vanno a gambe all'aria. Ergo, se si è lavorato bene durante gli anni, si riesce poi a avere il privilegio di avere on board soltanto i clienti migliori e migliorano le situazioni. L'effetto di questa mitigazione del rischio sta nel fatto che complessivamente uno riduce il fatturato vendite, nel senso che l'azienda è già preparata e quindi sa bene che a quelli che danno meno garanzie non vendi o vendi pronto cassa, no? Quindi ti sei mitigato il rischio in questa maniera. Chiaramente l'effetto è ovvio, un effetto che ha un impatto sul fatturato complessivo, però in effetti anche in altri settori di business, parlo del mio, ha anche un effetto migliorativo della marginalità, quindi è vero che fai meno fatturato ma fai margini più elevati e fai molta più cassa, quindi di fatto migliori quasi trade. Quindi Giuseppe, ti chiedo a questo punto di andare avanti un po' a condividerci un po' quelle che sono le tue esperienze. Dice poi peraltro è uno dei campioni italiani del fashion, no? Ormai marchio conosciuto in tutto il mondo, che è esploso direi negli anni 90, no? È stato un amore negli anni 90 che fortunatamente è terminato con un fidanzamento recentemente. Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità che ci state dando, perché è soltanto un'ottima possibilità e esperienza di poter condividere le proprie idee in modo costruttivo. Dal punto di vista della pandemia, che penso tutti noi non avremmo voluto vedere, mio malgrado ci metto del personale, noi abbiamo notato un incremento delle, diciamo, abbiamo registrato molteplici interventi cautelativi da parte del mondo assicurativo, e parlo a 360 gradi avendo una vista global con tutte le aziende del gruppo, e noi abbiamo un'assicurazione che ci copre a 360 gradi su tutte le country, quindi da Nord America a Sud America, passando poi per le varie aree geografiche del mondo. Successivamente all'annuncio dell'intervento statale, che poi si è tramutato nel decreto rilancio, l'articolo 35 del 19 maggio, le aspettative erano molto alte. Era probabilmente il primo evento di questa portata che a livello italiano la nostra country decideva di effettuare. Devo dire in questa fase della spiegazione devo introdurre quelle che sono le tempistiche del settore fashion, nel senso noi abbiamo una stagionalità delle vendite e una stagionalità degli incassi, ergo noi tra giugno e settembre andiamo a spedire tutta quella che è la fall winter 20, che viene poi venduta nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre all'interno dei negozi. È importante dirlo, perché andando poi a vedere gli interventi che Massimo ha fatto prima di me, la tempistica con cui si è evoluta la situazione, diciamo, della garanzia statale non ci ha concesso per la fall winter 20 di poter aderire a questa a questa convenzione. Quindi non abbiamo potuto sfruttare i benefici della normativa, e il decreto attuativo era probabilmente il 14 agosto e la convenzione SACE, io volevo essere buono e dire dopo settembre, ma
mi è piaciuto il fatto che con tutta onestà è arrivata a novembre e noi abbiamo visto i primi figli a dicembre, quando ormai noi il rischio l'avevamo in pancia, diciamo così, le scelte sono state effettuate senza la convenzione SACE. Dal punto di vista contrattuale inserisco un altro argomento, perché noi abbiamo adesso, lavoro nel settore del fashion da una quindicina d'anni, quasi sempre con l'assicurazione, abbiamo sviluppato un prodotto assicurativo che prevedesse i binding orders, quindi gli ordini confermati. Nei 6 mesi precedenti alla cancellazione o alla riduzione, gli ordini confermati nei 6 mesi precedenti, abbiamo 6 mesi in continuità col vecchio fido per poter lavorare in continuità di fido. Questo ci ha aiutato molto nell'attesa dell'avvento della nuova convenzione SACE, e ci ha concesso di poter utilizzare i vecchi affidamenti. Diciamo che dal punto di vista di ordini confermati, di binding orders, ci sono delle peculiarità per cui se il cliente è in una situazione particolare di scaduto, se ci sono determinate situazioni, non valgono. Avevamo un portafoglio abbastanza pulito che ci ha aiutato a far sì che il grosso di questi fossero utilizzati. Oltre a poter utilizzare gli ordini vincolanti, le assicurazioni ci hanno dato, l'assicurazione che utilizziamo noi ci ha dato 2 mesi diciamo di proroga aggiuntiva per gestire in home eventuali situazioni di dilazioni particolari. Comunque a livello di gruppo, non soltanto di Diesel, del gruppo a cui appartengo, la direzione è stata di continuare a mantenere gli impegni presi nei confronti dei fornitori e di aiutare tutti i clienti facendo loro da banca e da magazzino. Quindi nel periodo di lockdown, in cui probabilmente c'è stato un periodo che anche i nostri magazzini erano fermi, per cui sarebbe stato anche difficile spedire, anche successivamente quando erano aperti, abbiamo riscadenziato tutti i pagamenti e abbiamo fatto da magazzino, andando a spedire poi successivamente al lockdown. Questo per dire che cosa? Scusa Giuseppe, sì. Una domanda, una curiosità, ma diciamo, i vostri clienti tendenzialmente sono distributori o noi abbiamo tutte le tipologie di clienti. Partiamo dal piccolo negoziante nella provincia di Palermo, per dire, fino al grande distributore o franchisee che possiamo avere negli Emirati Arabi. Quindi abbiamo tutte le tipologie di clienti del fashion, li abbiamo, passando dai grossi retailer come Franprint Tamp, Galerie Lafayette, al travel retail. Tant'è vero che quando Giuseppe diceva del travel retail, che ha avuto un impatto molto elevato, dobbiamo dire che l'attenzione dell'assicurazione al mondo del travel retail è ancora molto, molto alto. Gli affidamenti del travel retail sono andati a zero per quello che riguarda noi. Però c'è da dire che il traffico negli aeroporti si è ridotto del 97%, quindi possiamo essere onesti, possiamo dire che le assicurazioni sono state cattive, va bene, sì, ci sta, però anche vero che fanno business, e di conseguenza, di fronte a una situazione del genere, alcune dinamiche possono essere spiegate e spiegabili. Io ricordo il 2009, dove il 13 maggio del 2009 ricevevamo, perché ancora c'erano i fax, ricevevamo 250 fax dalla Francia per la cancellazione di tutti gli affidamenti. È stato un giorno catastrofico che probabilmente mi ricorderò fino a 20 anni, da qui a 20 anni. Cioè, adesso ho letto un'isteria, ho letto, ma non un impatto così forte. Sarà forse anche l'abitudine di poi cimentarmi in queste situazioni. Andando avanti, i 2 mesi ci hanno aiutato relativamente, perché secondo me il grosso della bolla esploderà successivamente al Covid, e probabilmente lo vedremo nei prossimi 2 anni. Adesso finalmente stiamo cominciando a vedere i primi benefici della convenzione SACE. Abbiamo fatto le corse a dicembre per poter riaffidare i clienti, per poi andare adesso in continuità, perché abbiamo una proroga di 6 mesi fino a giugno.
cosa stiamo facendo su tutti quei clienti non garantiti. L'effort degli uffici crediti penso che in questo periodo siano aumentati a dismisura. Io personalmente ho voluto vedere tutti i bilanci di tutte le società con cui lavoriamo e capire il perché non fossero affidate, andando poi a contestare all'assicurazione eventuali scelte non condivise, cercando di capire il perché, anche perché in realtà l'assicurazione noi la viviamo come un partner, nel senso che quando perdiamo una stagione, anche se il cliente è assicurato e quindi in realtà dal punto di vista credito non abbiamo un impatto se non per la parte relativa al 10% di franchigia, in realtà noi abbiamo già in macchina altre due stagioni. Ergo, con tutta probabilità, portiamo un danno nel tenere on board clienti cattivi dal punto di vista di aspettative molto più elevato rispetto al singolo rischio credito che è semplicemente poi la punta dell'iceberg. Dopodiché non stiamo riottenendo l'interezza dei fili persi, però stiamo ottenendo dei fili, sono fili temporanei, sono dei fili che portano, ci fanno traghettare fino a giugno, e la nostra attenzione è molto molto elevata su ogni singola posizione per capire che cosa sta succedendo, perché l'assicurazione non li sta garantendo. In conclusione possiamo dire che, a mio avviso, un'attenta gestione del credito, un supporto assicurativo e l'attuazione del decreto nell'ultimo periodo ci ha permesso di traghettare un periodo veramente difficile dal punto di vista credito, con dei risultati inaspettatamente positivi, devo essere sincero. Beh, queste diciamo sono pillole di ottimismo che diciamo portano un po' a ricalibrare la percezione, no? Perché la percezione era ben diversa, diciamo, rispetto a quello che dici tu. Chiaro che immagino che nel vostro settore la grossa differenza lo fa la dimensione e l'organizzazione aziendale, cioè la PMI immagino che sia in condizioni ben diverse da quelle che racconti tu, Giuseppe, di quella che hai testimoniato anche tu, Antonio, e su questo volevo sapere da Giuseppe Faragò un po' come dal vostro osservatorio la situazione. Sì, Alessandro, sulla PMI assolutamente la situazione è completamente diversa, ma io la vedo diversa in prospettiva, perché molte PMI ad oggi sono in piedi, lasciami passare il termine, perché hanno avuto dei grossi supporti, non parlo tanto di assicurazione sul credito, quindi supporto sulla loro filiera, ma parlo soprattutto di supporti governativi, quindi di liquidità. Sulla PMI il mio osservatorio che stiamo vedendo maggiore fatica rispetto alle grosse realtà italiane. La PMI rappresenta lo zoccolo duro del tessuto imprenditoriale italiano. Lì vediamo in prospettiva, io vedo maggiori difficoltà, perché se un pochino si stacca la spina, lì si rischia di un default proprio di fallimenti pesanti. Basta pensare che nell'ultimo anno o fino a due anni fa i fallimenti soprattutto sulla parte di PMI erano in aumento. L'ultimo anno e mezzo sono scesi del 35%. Noi abbiamo visto, io quando parlo di PMI parlo di aziende che arrivano fino a un 50 milioni. Ovviamente poi se andiamo nella fascia micro o di SMIN fino a 10 milioni, questa difficoltà è ancora più evidente. Quindi da parte nostra, il mio osservatorio, quello che vedo è una particolare difficoltà in prospettiva rispetto ad oggi. E se devo anche andare a vederla rispetto a oggi sulla sinistrosità, sulla parte PMI è stato più evidente rispetto alle aziende medio-grandi.
È anche vero che le PMI soffrono di un altro, di un'altra potenziale problematica, e qui il ruolo delle assicurazioni del credito è fondamentale, perché l'assicurazione del credito va a controllare tutta la filiera, a monte e a valle. Se a monte, lato mi riferisco fornitori delle PMI, non si ha un sostegno, e dall'altra parte la PMI non ha un sostegno dalla liquidità, dal sistema bancario, la PMI rischia di crollare, perché poi non può pagare tutti i suoi fornitori in via cash. Oggi lo riesce a fare, anche se alcuni non hanno il sostegno a parte della situazione del credito, perché c'è la liquidità. Quindi questo è importante sottolinearlo, perché il sostegno sulla PMI è importante averla a monte e a valle, e soprattutto a monte il ruolo fondamentale dell'assicurazione del credito in combinata col sistema bancario è cruciale per l'esistenza. Ecco, proprio ho toccato questo argomento della combinazione con il sistema bancario. Tutto il mondo del factoring coperto da assicurazione credito, recourse e non recourse, quali sono le tendenze, diciamo, come sono andati magari i rinnovi di questi programmi rinnovati a dicembre, e qui diciamo che criticità, se ce ne sono, hai potuto notare, perché a quel punto gli attori diventano due, no? Cioè non c'è solo più l'assicuratore, ma c'è anche la banca, e quindi diciamo una carenza magari di capacità da parte dell'assicuratore o di condizioni restrittive da parte dell'assicurazione, poi si va a riflettere sul factoring, no? O sul costo del factoring. Sì, assolutamente. Allora, qui lo dobbiamo analizzare, secondo il mio punto di vista, da due aspetti. Allora, il primo aspetto, considerando il soggetto factoring come assicurato, non come soggetto factoring che supporta l'azienda come benefici di polizza che molti magari clienti hanno con i diversi interlocutori del settore bancario. Allora, lì il supporto maggiore, essenzialmente il factor, e l'impatto che ha avuto, lo ha avuto sulle grosse esposizioni, perché effettivamente il factoring, a volte supportando tutta la filiera, non parlo di reverse, ma io parlo proprio solo del prosoluto in sé, sulla punta massima di esposizione, lì ha un grosso impatto quando gli affidamenti vengono ridotti. È anche vero che ha avuto anche un minore utilizzo rispetto alle grosse punte di esposizione, e quindi si è cercato di fare una condivisione con l'assicurazione, con i diversi assicuratori, dove si è andato a ridurre in linea con l'attuale esigenza del prosoluto del fatto. Quindi devo dire si è gestita bene. Poi factoring invece, dove hanno come target, come clientela sul mondo dell'elettronica, degli elettrodomestici o tutto il mondo legato all'elettronica di consumo, per citare un settore, lì hanno avuto una tendenza diversa, avevano un'esigenza di supportare la filiera, quindi un'esigenza di maggiore capacità da richiedere al mercato assicurativo. Quindi il mercato assicurativo, devo dire, che ha cercato di andare incontro più possibile, ma lì si è trovato in una situazione dove non sempre si è riuscito a supportare, perché molti buyer, sono buyer a livello globale, ci siamo trovati di fronte a un sistema di problematiche di capacità generale. Ma la vera problematica ad oggi che stanno affrontando i factoring, anche loro hanno avuto una diminuzione dei fatturati, quindi dei loro impieghi, per il semplice motivo che la liquidità sul mercato ad oggi è morta. Quindi il factoring, supportando le aziende sulla liquidità, essendo ad oggi molta liquidità sul mercato, ad oggi si trovano a vivere questa problematica. Io, parlando con molti di loro, mi dicono che dal loro osservatorio, anche lì c'è stato il decreto di rilancio Italia, che andrà a supportare anche con una convenzione SACE, lato factoring, però ancora non è stata così sfruttata in pieno dal settore factoring per una serie di motivazioni.
però anche loro come Delta, dal punto di vista di ripartenza di supporto, si sono dati da giugno in poi per vedere una controtendenza di iniezione di liquidità che potrebbe servire, e quindi il loro supporto potrebbe essere ancora più, più strategico. Questa è la situazione. Diminuzione di fatturato, di conseguenza ad oggi molta liquidità, quindi a loro volta stanno vivendo questo periodo non facile. Poi sulla parte di supporto dei FAQ, sulla PMI, lì dipende dai diversi attori, perché non tutti magari gli attori lavorano sulla parte PMI piuttosto che sulla parte di reverse di supporto alle filiera. A seconda dei vari interlocutori ci sono stati degli interventi. Sì, quello che posso anch'io confermare è che oggi di fatto siamo in una situazione un po' anomala. Da mesi c'è un'iniezione di liquidità diretta e indiretta attraverso anche non solo, diciamo, la parte proprio più strettamente finanziaria, ma anche attraverso le garanzie, che chiaramente crea una situazione che non rispecchia la realtà dei fatti e cui effetti collaterali sicuramente si vedranno man mano che tutte queste misure cominceranno a venire meno, e le moratorie, diciamo, sui prestiti, sui finanziamenti e il venire meno delle varie garanzie. Quindi in maniera molto obiettiva e oggettiva dobbiamo riconoscere che oggi la situazione che si crea, e che spiega anche perché ci sono meno richieste, diciamo, di danni rispetto a quelle che ci si potesse attendere in un momento così complicato, dipende proprio dal fatto delle straordinarie misure, delle poderose misure che sono state iniettate nel sistema per cercare di sostenere questo momento. Però sostenere questo momento, come anche Giuseppe ha detto, in realtà non significa immaginare che queste iniezioni, queste situazioni possano diventare sistemiche e quindi creare valore dove non c'è. Quindi è evidente che imprese e situazioni che non hanno valore, che non potevano sostenere perché non erano strutturalmente comunque sane, non avranno un beneficio a lungo termine da parte di questi interventi. E quindi Giuseppe ha detto una cosa molto giusta: è già in corso questo processo di analisi tra clienti e compagnie per poter immaginare, capire e sapere cosa potrà succedere dopo il famoso 30 giugno, quando la garanzia finirà. Quindi dal mio punto di vista non è tanto un tema di cosa aspettarsi. Infatti Massimo, guarda, su questo era arrivata proprio la domanda dal pubblico: cosa succede dopo la scadenza? Infatti arrivo. Quindi la domanda di cosa succede, secondo me, non deve portare necessariamente a una risposta che spaventa, e qui mi ricollego all'ottimismo di Giuseppe, nel senso, se stiamo facendo bene i nostri compiti a casa e sappiamo leggere le situazioni, si sta già creando quella consapevolezza che poi è nell'ordine delle cose che avverrà. Noi abbiamo di fatto diverse anomalie che dobbiamo gestire, e che se gestiamo con professionalità, conoscenza, ma soprattutto con il dialogo con i nostri clienti, credo che non si abbia poi difficoltà ad accompagnarci insieme in questo fatidico momento. Quindi non c'è solo il tema, diciamo, dell'iniezione di liquidità poderosa e della situazione non anomala, ma c'è anche il tema di tutte le misure che se vogliamo contribuiscono a creare queste situazioni particolari. Non dimentichiamo che ci sono diverse norme, salva bilanci, che già vedremo nei bilanci del 2020, il discorso del blocco degli ammortamenti, la diversa imposizione sulla riproduzione dei beni aziendali, il riportare le perdite su periodi più lunghi per soldi capitali. L'altro giorno sulla stampa si leggeva che sembra che sia in luce un nuovo decreto salva imprese, che di fatto recepisce subito alcuni temi del futuro codice dei fallimenti, e quindi dà temporalmente tempi più lunghi per i concordati, o concepisce delle nuove iniezioni, diciamo, di finanziamento. Sono tutte situazioni che, se lette bene ed applicate bene, consentono nel corso di questi mesi già di pianificare quello che potrà succedere dopo il 30 giugno. In Francia non è stato rinnovato il programma governativo dopo dicembre, perché si è deciso che per alcune condizioni poste dal governo non era opportuno rinnovarlo. Non è accaduto nessuno tsunami, cioè le imprese e le compagnie sono state pronte a gestire questa situazione nell'ambito però di una consapevolezza. Le imprese strutturalmente più deboli, che di fatto hanno beneficiato di queste situazioni, ma che resteranno strutturalmente deboli,
purtroppo sono quelle che alla fine di questi provvedimenti resteranno tali. E quindi non è lecito aspettarsi un mantenimento artificiale di una condizione quando i presupposti non sono quelli. Noi riteniamo che non ci sia un grande impatto alla fine, dopo il 30 giugno, appunto perché già alcune misure in accordo con i clienti, con gli assicurati, sono già in itere di essere prese, quindi che non si assisterà a quello che sarà dei provvedimenti improvvisi e sterminati su un vasto numero di soggetti, assolutamente. Ecco, io vorrei fare un altro giro di tavola con la domanda che stavo aspettando e che finalmente è stata fatta dal pubblico, e cioè quando arriva in questo periodo, diciamo, comincia a essere pubblicati i bilanci 2020, e quindi cosa succede quando questi bilanci andranno ai credit assessment, analista, assicurazione, cioè si baseranno sull'effetto netto Covid o lordo, perché qui possono uscire veramente brutte sorprese, no? Cioè, forse addirittura l'ondata da temere è questa, cioè adesso che vengono pubblicati i bilanci 2020. Io comincerei intanto dai nostri credit manager presenti, poi magari Giuseppe, Massimo. Se Antonio, che è anche un caro amico, mi dà il passaggio, volevo collegarmi un secondo a quello che stava dicendo Massimo in precedenza, arrivando a quello che è l'effetto bilancio. Nel senso che, secondo me, la grande differenza delle aziende che sopravvivranno a questa crisi e quelle che non sopravvivranno, non si vede dai bilanci, ma si vede dalle ristrutturazioni e dal cambio di marcia che hanno fatto per cercare di reagire alla crisi stessa. Cioè che ci siano dei bilanci 2020 pesanti, ce lo diciamo tra di noi, e speriamo che i sistemi assicurativi, di conseguenza solvency o quant'altro, attraverso quelle che sono le loro regole interne di ingaggio, possano essere variati e variabili in modo tale da, diciamo, da analizzare un outlier, cioè da un qualcosa che va fuori dalla distribuzione normale e da un criterio che, se viene applicato in modo lineare, probabilmente ci porterà alla cancellazione del 70% dei fili, immagino, se non di più. Quindi la paura c'è, la sfida che voglio lanciare a un assicuratore che oggi è qui presente è quello di cercare di mettere non soltanto un'analisi quantitativa dei bilanci, ma anche qualitativa della struttura societaria, della reazione che ha avuto alla pandemia. Lo dico in due esempi che ho vissuto, nel senso, avevamo un distributore nella zona Est Europa che ci mandava le fotografie di gran belle cene che ha fatto dopo gli aiuti statali, e io mi sono preoccupato in particolar modo passando la bonifica anticipata e neanche chiedendo aiuto all'assicurazione. Ci sono aziende invece che hanno ristrutturato, non avevano l'online, cioè io sono in un'azienda che ha lanciato la diesel.com il primo di gennaio. Eravamo in partnership con altre società, abbiamo avuto la fortuna di avere la nostra struttura pre-pandemia. Ci sono altre aziende che la stanno sviluppando, stanno avendo delle reazioni, quindi la mia speranza come credit manager è che riesca il sistema assicurativo a non fermarsi ai meri numeri, ma riuscire ad andare oltre su un'analisi qualitativa del merito creditizio del soggetto, che dipende da molti fattori, dai manager, dalla reazione, e quant'altro. Aspettiamo la risposta. Lo lasciamo in fondo, giusto, Alessandro? Sì, lo lasciamo in fondo, lo bastoniamo e poi... Mi sembra giusto, è nell'ordine delle cose. Sposo in pieno quanto diceva Giuseppe. Sicuramente serve ancora di più un'analisi qualitativa sulle aziende. Quindi servono delle regole di ingaggio, diciamole così, per prendere in mano dati e struttura aziendale, leggendoli in maniera corretta rispetto alla situazione che stiamo vivendo.
Tra l'altro il problema non sarà solo per il 2020, ma ci sarà anche sul 2021, quindi ce lo porteremo avanti temporalmente fino a tutto il 2022 almeno, soprattutto per le aziende che soffrono una spiccata stagionalità come quelle nostre del tessile abbigliamento. Quindi noi prima di vedere un effettivo cambio di passo anche sui dati economici dei bilanci dobbiamo aspettare il 22. Quindi figuriamoci se nel frattempo possiamo star qua ad aspettare e capire cosa potrà succedere. Ecco, faccio un appunto a Massimo per quanto riguarda poi comunque il tema del venir meno della garanzia. Quello che hai descritto, se vogliamo, è un po' la situazione idilliaca, ma sappiamo che poi non sarà così. Bisogna essere onesti nel dirci che verosimilmente poi ci saranno dei provvedimenti, spero non pesanti come quelli che ci sono stati inizialmente, ma che deriveranno non solo dallo stato di salute della singola azienda, ma anche da quelle che poi sono delle analisi macro che vengono fatte sui settori. Questo sarà inevitabile e lo abbiamo già visto non tanto da parte delle assicurazioni, quanto invece dal mondo bancario, che già da diversi mesi non sta più erogando alle aziende di trasformazione del settore tessile. I nostri clienti si sentono dire, pur con tutti i parametri in regola per quanto riguarda le garanzie, anche l'accesso con le garanzie statali, si sentono dire, mi spiace, ma appartiene a un settore troppo a rischio, noi non possiamo sbilanciarci perché poi il problema ritorna in carico a noi. Ecco, ci sono anche questi elementi da mettere sul piatto e che potranno invece pesare negativamente. Purtroppo, ecco, lo dico rispetto un po' alla visione che ha Giuseppe Restivo, anche di una certa positività, ma loro hanno anche una tipologia di prodotto, una presenza sul mercato sicuramente diversa dalla nostra dal punto di vista proprio di distribuzione o altro. Noi invece che vediamo la parte ancora a monte della filiera, vediamo ancora molta e molta incertezza, molta e molta difficoltà, e sicuramente su quella fascia di PMI che magari gestiscono dei brand minori, meno conosciuti, che hanno sicuramente una clientela più limitata, lì le problematiche sono ancora molto, molto, molto grosse. No, Antonio, hai assolutamente ragione, non ho detto che sarà un effetto zero. Non sarà un effetto drammatico, non sarà un effetto tsunami, ma ci sarà un piccolo effetto. Noi lo stimiamo piccolo al momento, non pensiamo di immaginare situazioni talmente importanti da dover creare degli scompensi. E quello che dice è vero, non c'è solo la parte assicurativa, c'è anche la parte poi del credito bancario che queste aziende nel mentre hanno ricevuto e che non riceveranno più. Cioè l'analisi di una situazione, guai se si fermasse solo i bilanci, sarebbe un danno, sarebbe un pericolo, tant'è appunto che i bilanci rischierebbero anche di rappresentare una cosa che non è veritiera, appunto per tutte quelle norme salvabilanci che verranno attuate e applicate. Quindi l'analisi che occorre fare è un'analisi che deve andare oltre, deve considerare l'aspetto di salute dell'azienda, quello che il settore purtroppo gli ha offerto nel bene o nel male per poter resistere alla crisi, ma quando dico settore non parlo mai di settore nella sua macro categoria, perché voi mi insegnate che ogni settore poi ha delle specificità di posizionamento, di filiera, di brand, di prodotto, quindi occorre che gli analisti facciano un'attività che va decisamente oltre quella del semplice bilancio, della semplice situazione. E non da ultimo recuperare anche quello che è l'informazione, se vogliamo, primaria che le compagnie devono avere e che è il dialogo con i propri clienti. Perché è solo col dialogo con i propri clienti che da un'analisi, diciamo, remota diviene un'analisi sul campo. Perché alla fine sono i clienti che sono sul campo, che vivono le imprese, le aziende e le dinamiche dei vari settori. Quindi tutto questo credo che le compagnie lo abbiano nel proprio DNA. Non sarà un effetto zero, ovviamente, ma non come non sarà un effetto zero neanche venire meno delle altre misure fuori dall'assicurazione dei crediti. E tutte queste iniezioni di liquidità finiranno, tutte queste garanzie statali finiranno. Quindi è chiaro che sarebbe forse un po' utopistico pensare che non ci sia un effetto. La bravura deve essere nel limitarlo a quelle situazioni, tu prima inizialmente hai detto aziende zombie, quindi a quelle situazioni dove davvero strutturalmente non sono sane e quindi non è possibile fare un diverso discorso. Ma laddove questa garanzia, diciamo, ha voluto premiare quella che è la continuità degli scambi commerciali, deve essere capitalizzata non solo nel mentre ma anche dopo. E per capitalizzarla
torno a dire quello che avete commentato voi, deve esserci chiaramente nelle aziende poi ad affidare anche degli elementi di positiva reazione a quello che è stata la crisi. Un'altra domanda. Scusa Alessandro, per aggiungere, scusa Alessandro, volevo dare il mio contributo in merito alla discussione sui bilanci. Allora, sì, ovviamente il dato di bilancio non è da considerare come parametro unico e solo di valutazione, anche perché non è questione di crisi o non crisi. Già nel 2019 alcuni settori, e lasciamo il tempo considerare su alcuni settori costruzione o altro, guardare i bilanci non davi neanche un affidamento. Secondo il mio punto di vista, sarà fondamentale che riallaccio il discorso che hanno fatto Antonio, Massimo e Giuseppe, il dialogo che ci dovrà essere necessario, lo ripeto, tra assicuratore e assicurato. Però questo dialogo deve essere un dialogo costruttivo, perché se l'esperienza che può dare, l'informazione che può dare, che vive ogni giorno sul campo il cliente da trasmettere all'assicuratore, quindi andiamo oltre i numeri, deve essere tenuta, non dico sempre valida, ma almeno considerata nella valutazione. Perché se gli attori della filiera, noi, gli assicuratori, piuttosto che i clienti, si stanno in un processo di comunicazione attivo, si riesce a trovare delle soluzioni win-win per entrambi le parti, perché è normale, non è richiesto all'assicuratore, qui sono molto chiaro, lo sappiamo che non sono clienti di beneficenza, ma al tempo stesso per il cliente si assicura, non può essere neanche non seguito. Quindi sarà fondamentale questo approccio, che io devo dire l'ho visto, forse perché noi siamo stati molto attivi nel precedente dai mesi di marzo in poi, abbiamo visto questo approccio di dialogo delle compagnie che ci ha permesso di trovare delle soluzioni. E sarà fondamentale che ci sia questo dialogo, ma dialogo di ascolto positivo. E io su questo mi auguro che da parte di tutti il comparto assicurativo ci sia questa disponibilità. Io vorrei fare l'ultima domanda a Massimo su questo argomento, perché mi manca un pezzettino, nel senso, come faranno a cambiare il modello di rischio in così breve tempo per poter far sì che il dialogo sia messo a terra? Nel senso che possiamo dialogare, poi la problematica è come fa il modello di rischio di un'assicurazione che è da 10 anni che utilizza quel determinato modello di rischio a poter mettere a terra, perché dal punto di vista commerciale io penso che voi cercherete di fare il massimo per stare vicino alle aziende quantomeno di media grande dimensione. Tra i parametri, certo. Esatto. Dopodiché esiste una problematica che probabilmente, se la copertina è corta, non riuscirete a far sì che la soddisfazione del mercato in generale, quindi in valore assoluto, quindi state già applicando dei modelli per cercare di variare o modificare il modello di rischio nel breve periodo? Se sì, quali? Curiosità. Sì, no, allora guarda, Giuseppe, posso dirti che in realtà fin dal principio, quando abbiamo affrontato il tema della garanzia statale, ci si è domandati come poi prepararci al meglio per quando la garanzia sarebbe finita, sia che la data fosse stata 30 giugno che 31 dicembre del 2021. Quindi di fatto questa pianificazione è stata in ogni dipartimento rischio di tutte le compagnie. Ed è proprio nei due elementi che sono stati prima sottolineati, cioè quello qualitativo e quello quantitativo, che in realtà si può dare la risposta alla domanda. Perché è chiaro che un rating non è mai solo quantitativo, non è mai solo bilancio, guai se lo fosse. Un rating di un debitore, quindi quello poi che ne consegue in termini di capacità per affidarlo, in termini anche di gestione del rischio, dipende molto anche da una parte qualitativa che riflette sia quella, diciamo, più generale del settore che quella proprio dell'azienda in sé. Ed è quindi lavorando su queste parti più qualitative che si cambia anche il contenuto poi di quello che è il rating interno alle proprie aziende, alle proprie reparto crediti. Sarebbe assolutamente un grave errore se il modello non subisse cambiamenti e venisse applicato per come era stato scritto, per come è scritto il primo gennaio del 2020 e per come dovrà essere il primo luglio del 2021. Sarebbe un guaio. Tutti abbiamo comunque operato per far sì che in questo momento, quando arrivi per non creare uno scompenso importante e forte sul mercato. E questo parte sia dal processo di accompagnamento per quando succederà,
credo che tutti voi abbiate sperimentato comunque dei fili a scadenza, e questo probabilmente è stato la prima comunicazione che la compagnia, che le compagnie hanno voluto dare. Quindi un ripristino dei fili già con un messaggio che quel fido comunque ha una scadenza nella sua componente o totalitaria o parziale, proprio per essere preparati alla gestione di quello che succederà dopo. E poi un approccio anche da un punto di vista di merito creditizio interno alle aziende che nel stabilire il rating su ogni debitore devono assolutamente tener conto della situazione e delle circostanze, dando più peso alla parte qualitativa che non alla parte quantitativa. Vedo Chiara che è comparsa a ricordarci che il tempo è volato, però c'è ancora una domanda magari che volevo passare, di quelle arrivate dal pubblico, che è Recovery Fund e in particolare quei settori che beneficeranno, diciamo, in maggior misura di questi fondi. Penso a tutta la carbon transition, no? Alla transizione energetica, quindi diciamo alle linee strategiche degli investimenti del Recovery Fund, se lì questo avrà un beneficio anche appunto dal punto di vista di quello che è le coperture credito e le capacità disponibili. Sicuramente sì, nella misura, diciamo, che si traducono in investimenti strutturali all'interno delle aziende e che può cambiare la dinamica di quelle che sono le nostre aspettative di recupero nei vari settori. Prima abbiamo toccato velocemente le aspettative appunto settoriali e magari possiamo dare una breve insight di quello che è la visione che noi come assicuratori possiamo avere, diciamo, dei vari recuperi dei vari comparti. Cioè, sicuramente parliamo di alcuni settori tipo trasporti, oreca o turismo che va da sé, potranno vedere la ripresa non appena la libertà individuale viene ripristinata, e quindi in base anche a quello che diceva Giuseppe sulla base di quelle che sono le campagne vaccinali. E poi ci sono alcuni settori dove appunto interventi strutturali potranno anticipare quello che è un recupero che noi attendiamo non prima della seconda parte del 2022, che possono essere i beni per la casa, l'automotive, la stessa energia o il comparto tessile e il sistema moda, dove tutti questi fattori possono accelerare un recupero, che al momento, proprio per il fatto della contrazione dei consumi e delle disturbance, diciamo, di filiera, ci attendiamo nella seconda parte del prossimo anno. E non da ultimo, occorre dirlo, insomma, anche il commercio al dettaglio, che oggi ha subito una grande modifica sia negli usi, nelle abitudini, nei consumi, ma anche nei bisogni proprio contingenti delle persone. Purtroppo sarà l'ultimo in questo momento che potrà vedere una ripresa e ritornare ai livelli pre-crisi o pre-pandemia. Alessandro, per integrare rispetto, cioè una mia opinione rispetto alla Recovery Fund, se non ricordo male, sono previsti circa 210 miliardi che spettano all'Italia nel complessivo, dove il 70% sarà dedicato a investimenti pubblici. Sicuramente un settore dove ne beneficerà sarà tutto il mondo del construction, come secondo la mia opinione, perché alla fine uno dei piano sarà articolato in questi sei capisaldi. Uno dei capisaldi è proprio il mondo delle infrastrutture legate alla mobilità sostenibile. Quindi lì io vedo con tutta poi la filiera che in parte ne beneficerà, come può essere anche poi il mondo dello stile legato anche alle costruzioni. Quindi sul Recovery Fund, se partirà finalmente, partirà in un determinato modo, lì vedo un beneficio sui settori che possono trarre degli ulteriori benefici rispetto alla situazione. Questa è la mia opinione. Bene, il tempo è volato, vi ringrazio veramente tutti perché è stata un'interessante discussione, abbiamo toccato tanti aspetti e tanti argomenti e quindi lascio, magari partendo da Giuseppe Restivo, Antonio Gasparini, Massimo Mancini, e poi lascio a te chiudere Giuseppe Faragò, il giro di saluti finali.
Non sono bravo a salutare, grazie dell'occasione ed è stato un vero piacere parlare con voi. Grazie mille. Grazie anche da parte mia. Allora, grazie anche da parte mia, perché è stato, secondo il mio punto di vista, un momento di condivisione degli attori impegnati nella filiera del credito, e mi auguro che nei prossimi mesi possa continuare un dialogo costruttivo come c'è stato nei mesi più duri, in qualche modo, perché la luce si vede in fondo al tunnel. Grazie ancora a tutti. E con questo messaggio, Chiara, a te la parola per concludere. Sì, ringrazio anche i relatori, sicuramente è stato un primo momento di confronto perché il tema rimane aperto, vedremo quali saranno gli sviluppi, magari ripeteremo questo webinar più avanti. Vi ringrazio i partecipanti, troverete il video sul sito ARRA da oggi pomeriggio come al solito. Vi auguro una buona giornata e al prossimo webinar e buon fine settimana. Grazie. Buon fine Ciao, settimana a te. grazie. Grazie, ciao, ciao. Ciao.